prime cose che faccio, e le mamme mi capiranno, prima ancora di iniziare solo a capire che giorno è e cosa devo fare, preparo il brodo per la pappa di Daniel, perché ho iniziato lo svezzamento. Quindi faccio il brodo e lo conservo per un paio di giorni in frigo, quindi praticamente un giorno sì, un giorno no lo devo fare con patata, carota e zucchina, mentre lui riposa un pochino e poi appena si sveglia subito vuole mangiare, quindi io cerco di fare tutte le cose mentre lui riposa. Buongiorno ragazze e ragazze, benvenuti in questo nuovo video in cui ho pensato di parlarvi un po' della mia routine, mostrarvi anzi la mia routine per tenermi in forma, perché in questo periodo in tantissimi mi state dicendo che state comunque soffrendo di ritenzione, di problemi magari di qualche chiletto in più. Ovviamente la prima cosa è sempre mangiare sano, quindi con questo video vi voglio dare qualche spunto di ricettina, di esercizi e un po' di routine in generale, perché devo dire la verità, io invece in questi giorni sto approfittando un sacco per prendermi cura di me e sto vedendo tantissimi risultati. Infatti ho perso anche qualche chiletto mangiando bene, bevendo tanto e appunto tenendomi in forma. Quindi vi dico, almeno sfruttiamo questo tempo per fare qualcosa di positivo per noi stessi, insomma, nella nostra vita. E sicuramente fa anche tanto tanto bene tenersi impegnato in una routine sana, che comunque ci dà anche benessere a livello mentale. Quindi io la prima cosa quando mi sveglio, ovviamente Daniel a parte, che ovviamente devo comunque dare da mangiare a lui, pensare a lui e tutto il resto, penso alla mia colazione. Mi preparo le fette biscottate con la crema proteica, questa qua di Fitvia, che è light ed è buonissima. Praticamente io l'ho finita, vi faccio vedere, praticamente l'ho presa fino all'ultima goccia perché questa è buonissima, la mia preferita in assoluto, ha pochissime calorie. Mi preparo il papaya Slim Tea, questo qua è un set che viene il papaya assieme alle Slim Caps Forte, e appunto è un trattamento super intensivo, anticellulite, drenanti, appunto proprio per accelerare il metabolismo. Quindi mi sono fatta questo tè, l'ho messo qua dentro nella bottle nuova, è bellissima questa qua di Fitvia, adoro. Troppo troppo bella, metallica. La cosa bella è che è indistruttibile, a differenza di quelle di vetro che magari sono un po' più delicate, questa è perfetta per me perché sono una sbadata, rompo tutto. Questa qua è indistruttibile e mantiene anche il tè caldo, quindi questa qua me la preparo e me la sorseggio anche durante la giornata, durante la mattinata ne faccio due al giorno e si mantiene sempre caldo, quindi è buonissimo. Poi questo qua, la papaya, ha un gusto esotico buonissimo. Quindi mi sento proprio di consigliarvelo e niente, io mangio le fette biscottate. Dopodiché passiamo agli esercizi. Quindi adesso mi finisco prima la colazione. Voi fatemi sapere, ragazze, nei commenti cosa state facendo per tenervi in forma, se insomma vi sentite motivate. Io a volte vi dico di verità, non mi sento motivata, però lo faccio proprio per darmi una svegliata, proprio per sentirmi bene, perché se no veramente la giornata non ti passa mai. La cosa bella poi quando vedi i risultati, veramente vedere la cellulite che diminuisce, vederti anche un po' più snella, ti dà tanta motivazione a mangiare bene, a fare anche qualche esercizietto, e poi questi prodotti di Fitvia vi motivano un sacco. Vi lascio anche il mio codice sconto per il sito Fitvia, che è CARLITASET, con cui avete il 30% di sconto su tutto il sito, quindi potete approfittare per prendere questo set, la cioccolata proteica che è buonissima, anche altre cose che magari faccio vedere durante il video. Col 30% di sconto in più avete anche un set in regalo, proprio un set intero di prodotti che potete scegliere voi. Al momento dell'acquisto inserite il codice CARLITASET e scegliete voi quale set scegliere. Ce ne sono due di snack e due di tè, quindi potete scegliere voi quale è proprio un set che ha un bel valore, voi l'avrete gratis e in più anche al 30%, quindi un bello sconto. Vi conviene approfittare. Scusate. Adesso mi finisco la colazione e poi facciamo qualche esercizietto insieme. Non c'è bisogno chissà di quanto tempo, basta una mezz'oretta al giorno di esercizi, anche un giorno sì, un giorno no. Ad esempio, se un giorno vi sentite che siete stanche, magari potete anche rimandare al giorno dopo, ecco. Com'è buono questo tè.
Ragazze, siamo pronte per l'allenamento, allenamento che non è altro che degli esercizi molto molto semplici. Voi fateli in base alle vostre diciamo possibilità, in base a quanto riuscite a fare. Io vi dico che questo allenamento è molto comunque fattibile un po' da tutti, basta regolare l'intensità. Come si dovrebbe fare questo circuito? Dalle 3 alle 5 volte, quindi se siete poco allenate anche 2-3 volte va bene, se siete più allenate lo fate 4-5 volte ancora meglio, e senza recupero, quindi va fatto in questo modo, vanno fatti 20 esercizi di ogni 20 ripetizioni e subito si passa all'esercizio dopo. Solo alla fine di un circuito che è fatto da 4 esercizi potete riposarvi un minuto, poi ripartite. Ecco, quindi tutti e 4 esercizi dovete rifare almeno 3 volte, se non ce la fate anche 2 vanno bene. Insomma, regolatevi in base alle vostre possibilità, quello che riuscite a fare, più lo fate meglio è. Ragazze, come potete vedere, ancora non sono tornata al mio peso forma, però piano piano sto tornando in forma, e soprattutto la cosa bella è che ho diminuito un sacco la cellulite, quindi adesso un po' di pancetta, qualche chilo in più, pian piano lo andiamo a smaltire, però diciamo che come 6 mesi post parto, insomma, non mi posso lamentare, piano piano si va lontano. Ragazze, ora mi tocca quest'altro allenamento, cioè ovvero piegare tutti questi panni e portarli sopra, assieme qua alcuni già sono piegati, portarli sopra perché li abbiamo lavati e asciugati con l'asciugatrice e adesso tocca solo a sistemarli, e anche questo è un bel allenamento, ve lo posso assicurare. Quindi forza e coraggio! La pappa Daniel, vero mamma? Siamo la pappa? Facciamo un pranzettino light, vi faccio vedere una versione di carbonara molto molto buona e light, che quindi vi permette di stare in forma però mangiando qualcosa di molto buono, anche veloce da fare. Spaghetti integrali, sto tostando il prosciutto cotto con un filo d'olio, pochissimo, e qui ragazzi vado a fare una cremina con le uova e il parmigiano. Questa è una cosa che mi ha detto mio padre, praticamente si sbattono le uova col parmigiano come se dovesse fare una frittatina. In questo modo viene una bella cremina dopo, proprio tipo una carbonara normale. Dopo poi pranzo prenderò le Slim Cups Forte, che sono quelle che fanno parte del set con la papaya, col tè alla papaya. Queste aiutano tantissimo ad accelerare il metabolismo e a restare in forma, un'azione super fortificata, intensa. Quindi dopo pranzo le prendo e sono ottime. Mettiamo un po' di sale e pepe ed è pronta. Ecco il nostro piatto di carbonara fit, ragazze, buonissima, dovete troppo provarla. Praticamente dopo che avete rosolato il prosciutto ci aggiungete la pasta e la cremina con l'uovo, un po' di acqua di cottura e viene buonissima. Yeah! Dopo le pulizie ci vuole uno snack, perché praticamente io mi distruggo anche a fare le pulizie in casa, è veramente stancante, altro esercizio fisico. Quindi i chocolate protein snack di Fitvia, sia al cioccolato bianco che al latte, sono buonissimi, sono un ottimo snack perché hanno pochissime calorie, in più sembrano tipo degli snack al riso soffiato e cioccolato, famosissimi, sono veramente veramente buoni. E ho fatto stavolta il frozen, che vedete presenta
pezzetti di moringa e di limone al suo interno ed è il tè perfetto per contrastare la ritenzione e i gonfiori, quindi ci aiuta un sacco a sentirci più sgonfe, più leggere. Quindi adesso metto qua e faccio questa bella e sana merenda mentre gioco un po' con Daniel. Oltretutto, ragazzi, non so voi, ma io praticamente quando sto a casa noto tante cose che quando magari prima si usciva più spesso, stando a casa trovi tante cose tipo sporche da pulire, quindi praticamente non si finisce mai di fare le pulizie. E anche facendo le pulizie sappiate che vi tenete in forma, quindi fatele con ancora più intensità perché è comunque un esercizio fisico a tutti gli effetti. Comunque i cioccolatini sono buonissimi, io amo di più quelli al latte, voi quali preferite di più? Ad esempio Dario ama tantissimo questi, a me piacciono entrambi, però un po' in più quelli al latte. Il frozen anche è molto buono, io lo consiglio proprio come sapore, è veramente veramente buono. Voglio dire, sa di lampone, io amo i frutti rossi. Mi ridi, eh? Bella, se le mette. I pupi, giochiamo. Che belli che siete, miei amori. Anche mio amore, che non si fa la barba, amore, da quanto tempo? Da un mese. Ragazzi, speriamo che finisca presto la quarantena perché Dario è diventato un barbone. Però è sempre bello, mio amore. Cenettina con fetta di carne, non la mangiamo tanto spesso, però ogni tanto sì, ci piace. Con pane di segale integrale, tostato sulla piastra, melanzane grigliate, insalata, immancabile tabasco, immancabile. Come amore? Buona. E anche una fettina di pizza avanzata da ieri. Ieri abbiamo fatto la pizza. E qua c'è Daniel che guarda i cartoni. Buon appetito, c'è anche Pupi. Ragazzi, l'ultima tazza di tè della giornata. La bevo direttamente a letto. Questo qua è quello senza caffeina. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, di avervi fatto almeno un po' di compagnia. Amore, vuoi salutare visto che ci sei nel sì. Video? Buonanotte, ragazzi. Tenete duro. Tenete duro veramente perché non sono giorni facili. Però pensiamo sempre a veramente a chi sta lottando. Noi almeno stiamo a casa, stiamo bene, mi auguro che voi state tutti bene. Sono tante persone che stanno lottando, medici, infermieri e anche persone malate. Quindi c'è anche Pupi che fa il salutino, teniamo duro, pensiamo positivo, cin cin. E mi raccomando, commentino e like al video che vi leggo tutti i vostri commenti. E e niente, Daniel è qui che dorme. Pupi è mio cuscino. Così. Buonanotte. Vi ricordo il codice di Fitvia, CarlitaSet. Avrete 30% di sconto più un set di prodotti in regalo. Quindi approfittate, ragazze. Cicci. Ormai è un'abitudine per me. Vi faccio vedere. Aspettate. Il mio amore che dorme. Buonanotte.